La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 23 aprile, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere insieme le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il messaggero: navi e aerei, la risposta della UE, migranti, il documento discusso oggi dai leader europei, nessuna guerra, ma azioni mirate. Renzi, vogliamo pacificare la Libia, no al blocco navale, lunedì incontro con Ban Ki-moon, in retroscena sbarchi, la protezione del Viminale, fino a settembre 5.000 a settimana, legge elettorale, Italicum, primo sì, Berlusconi attacca Boschi, in pressing, no al voto segreto. La sorpresa del 7.30 si pagherà a CAF, anche se compilato, un costo per l'invio del modello tradizionale, dichiarazione gratis solo per chi utilizza il PC. Si cambia dopo 45 anni, divorzio breve e legge, addio in 6 mesi, consenso bipartisan, dubbi dei cattolici. La Gazzetta del Mezzogiorno, l'emergenza, Renzi non imbarca i migranti, sulle carrette del mare non solo innocenti, guerra ai nuovi schiavisti, Mattarella insiste, l'Europa no, ora agisca, piano per distruggere barconi. Oggi la risposta del vertice straordinario di Bruxelles, il presidente Juncker, la priorità è salvare le vite umane. Xylella, 200 milioni per poter salvare l'olivicoltura, Salentina, la cabina di regia in provincia, ieri un vertice in prefettura. Le regionali, flop del vertice primario, in costa Schittulli e poi la Ricchia, Emiliano, un bravo imbonitore, ma tanti pugliesi ora sono con il movimento. Berlusconi promette di scendere anche in Puglia. Verso l'estate, lotta all'erosione, che c'è l'accordo tra regioni e Lidi, Puglia, saranno ripristinati gli arenili. Taranto, l'Ilva vuole patteggiare, ma serve l'occhio del Ministero, il processo ambiente svenduto. La Gazzetta di Lecce, l'epidemia, servono 200 milioni per combattere Xylella, intanto si accelerano i tempi per l'eliminazione degli oleandri. L'appello della cabina di regia istituita a Palazzo dei Celestini chiesta anche la sospensione dell'IMU agricola. L'iniziativa Chiese e Musei al servizio dei forestieri, il 24 e 25 aperti ben 42 beni culturali ed ambientali. Presicce, rubate 1.000 paia di scarpe di lusso, il casalotturificio delle Griff nel mirino della banda del buco. Lecce, bambino di 3 anni, investito da un'auto, paura a incazzare Padre Pio, per fortuna solo lievi ferite. Infine il nuovo quotidiano di Puglia, provincia, tagli anche a pranzo, ecco il piano che vale 6 milioni, scure sui buoni pasto e sui telefoni a scuola. La manovra, lacrime e sangue di Gabellone, meno benzina, via dagli uffici, metà delle fotocopiatrici. La Curia, costi troppo alti, né chiese né negozi, i turisti delle crociere dovranno arrangiarsi, niente straordinari o biglietti d'ingresso. Emergenza olivi, Xylella, via gli oleandri, vertice in prefettura per un piano blindato, il commissario a Bruxelles. Botte affermate, il carabiniere condannato a 2 anni e mezzo, lesioni e violenza privata, il pubblico ministero aveva chiesto soltanto 9 mesi. La Storia, sesso non stop con la moglie, lei ai giudici, basta, fermatelo. All'interno del primo piano dell'emergenza olivi, Xylella, il piano va avanti, eradicazioni blindate per evitare intoppi e ritardi, vertice in prefettura a Lecce, coinvolte le forze di polizia. L'audizione, il commissario vola a Bruxelles, il comitato UE vuole ascoltarlo, oggi Silletti illustrerà la sua strategia contro il batterio. La pagina dedicata a Lecce, sprechi al lido comunale, atti alla Corte dei Conti, San Cataldo, esposto della Lega del cittadino sul Salapia, degrado e abusi edilizi, ci è costato 306.000 euro. Commissione, frigole, porticciolo bloccato e allarme, conferenza di servizi per una risposta ai pescatori, in campo tondo. La riforma e gli enti, tagli per 6 milioni, il piano per salvare la provincia dal crack, la manovra di Gabellone pronta per il Consiglio. Le misure, la scure su buoni pasto e telefoni nelle scuole, succursali senza linee autonome, i risparmi sul carburante. E fine lo sport, il calcio, Bollini studia nuove soluzioni per il derby, Salvi non ci sarà, mentre Bogliosino e Lopez sono in dubbio, si pensa a Herrera e Miccoli. La curiosità, Thiago Alcantara porta il Salento in Champions, il figlio dell'ex leccese Mazzigno è nato a San Pietro Varnotico. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento alla rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...